Guys, fa la galera o la chicos, ciao ragazzi. C'è un hype incredibile per questo nuovo update, nuovo DLC del 7 giugno, ragazzi. Se oggi voglio andare ad analizzare il video, ragazzi, del trailer che ieri Rockstar ha lasciato, diciamo, ha fatto uscire. E purtroppo non posso mostrarvi il video continuo, quindi accontentatevi di questo gameplay con la BMX in sottofondo. Ma andremo man mano ad analizzare le fotografie, diciamo, e immagini prese dal trailer ufficiale, diciamo, di Rockstar, ragazzi. Quindi il trailer inizia così, ragazzi, con questa immagine di questa auto bianca, ragazzi, che non mi sbaglio, che è la Enus Wind, solo che già esiste, però credo che sia in questo caso cappottabile, quindi questa nuova versione. Abbiamo questi nuovi sub Benefactor, credo che siano blindati, quindi abbiamo già queste nuove due auto. Poi, ragazzi, siamo qui nella warehouse, diciamo, nel punto centrale delle nostre case, dove andremo a organizzare le nostre attività di contrabbando criminali. Beh, possiamo vedere delle televisioni, dei computer, possiamo vedere dei medicinali, delle droghe e di organi umani per il trapianto addirittura. Qui vediamo i giocatori con dei nuovi outfit, ragazzi, nuovi vestiti, quindi probabilmente vedremo anche l'aggiunta di nuovi vestiti. E qui, ragazzi, ecco quello che vi ho detto prima, c'è la nuova Enus Windsor cappottabile, vedete che ha la cappotta rossa, quindi bicolore, e questi nuovi due SUV blindati. Qui, ragazzi, in una missione probabilmente vediamo questi due giocatori con dei vestiti classici, non so se sono nuovi in realtà. E questo giocatore con la giacca blu ha quest'arma che sembra una carabina speciale che già esiste in GTA Online, ma potrebbe essere diversa, una nuova, diciamo, perché ha il caricatore strano, diciamo, ecco, nuovo. Non so se è una nuova arma, non vorrei dire cavolate, ma probabilmente lo è. Qui, ragazzi, abbiamo un nuovo jet. Ragazzi, credo che potrebbe essere sia acquistabile e potrebbe addirittura essere disponibile per chi è il VIP o il capo dell'organizzazione. Questo però non sono sicuro, e costerà sicuramente una catasta di soldi, ragazzi. Qui, ragazzi, abbiamo la nuova Pegasi Reaper, sulla quale ho già fatto, ragazzi, un video precedentemente, due giorni fa se non sbaglio. Da questo particolare, da questa visuale, possiamo solo avere una nuova informazione, cioè che possiamo utilizzare un colore secondario, perché vedete c'è il nero qui diciamo sul lato, ecco, sulla minigun. Il retro purtroppo ancora ci è nascosto, quindi ancora è un segreto. Poi abbiamo questa, ragazzi, che è una nuova auto, anche questa super auto, ragazzi, una super che si ispira, diciamo, questa è una Vapid nel gioco e si ispirerebbe alla nuova Ford GT e anche un po' alla nuova Aston Martin Vulcan, ragazzi. È molto bassa, come vedete, quasi come l'Osiris che c'è nel gioco già attuale. E sicuramente avremo una nuova ventata di freschezza nelle gare GTA Online con le super, perché avremo nuove auto che gareggeranno alla pari con Osiris e T20 finalmente, quindi non solo questa monotonia di usare sempre le stesse auto. E qui, ragazzi, abbiamo le tre auto nuove. Quindi abbiamo la Pegasi Reaper alla nostra sinistra, al centro questa, ragazzi, è un'altra nuova super, una Grotti, quindi è ispirata alla Ferrari, probabilmente alla Ferrari berlinetta, ma anche forse qualcosa alla California o alla FF, sempre Ferrari. E sulla nostra destra avremo quella che abbiamo visto giusto un attimo fa, la Vapid verde, diciamo, questa Vapid nuova. Avremo quindi la possibilità di comprare addirittura tre super, non so quanti soldi servano per comprare tutto questo. Io avevo accennato al prezzo della Pegasi Reaper di 3 milioni, però effettivamente vedendo tre auto nuove super non so ora quanto costino, ragazzi, però penso proprio al massimo 3 milioni una, perché sennò è veramente impossibile comprarne più di una per chi gioca legittimamente a GTA. Poi ovviamente ci sono le persone che usano, che hanno usato le mods, cioè quindi che hanno soldi infiniti o che tramite glitch eccetera eccetera, però raga, credo che il prezzo si accosti lì sui 2-3 milioni di euro per ogni macchina. Spero che mi sbagli, però credo che siano questi i prezzi, ragazzi, perché sono tre nuove supercars che andranno a... Forse saranno anche migliori le T20 dell'Osiris. Lo andremo a vedere sicuramente, ragazzi, il 7 giugno quando uscirà l'update. Come ci dice l'immagine, qui avremo la possibilità di comprare nuovi uffici prestigiosi, qui nel palazzo della Maze Bank. Qui, ragazzi, c'è un'immagine abbastanza interessante, vedete, c'è una mappa, c'è questo tavolo con, diciamo, una specie di riunione, c'è questa mappa con tutti i puntini, pallini rossi, e c'è solo un pallino verde proprio qui che ha attirato la mia attenzione. Non so precisamente di cosa si tratti, ma forse è qualche missione o qualche warehouse, cioè qualche ufficio da andare a conquistare, a comprare, oppure qualche missione semplicemente da fare, ragazzi. Sta di fatto che è molto interessante, perché questi pallini ne sono in totale circa 22, ragazzi, quindi potrebbero essere anche 22 missioni da fare, non ne sono sicuro, però probabilmente è così.
Ed è molto figo, ragazzi, l'idea di completare le missioni insieme ai propri compagni di squadra, come quasi succedeva con le rapine, però in questo caso, ragazzi, avete la possibilità di farlo solo con la vostra organizzazione, e questo è abbastanza interessante. Avremo addirittura un assistente nel nostro ufficio. Guardate che figata, ragazzi, il nome magari qua verrà cambiato, non sarà Finance and Felony, ma sarà personalizzabile come succede con l'acquisto dello yacht, ecco. Qui abbiamo, ragazzi, abbiamo l'immagine del nostro ufficio, molto simile all'appartamento, ovviamente con un arredamento molto classico, moderno, molto lussuoso. E quello che ha attratto la mia attenzione in questo caso è il giocatore seduto qui col computer, iFruit. In questo caso non c'è più un pallino verde, ma sono tutti rossi, quindi non riesco a capire cosa significhi questo. Abbiamo poi questo, ragazzi, il nuovo Swift, che prima potevamo trovare, diciamo, dorato, d'oro. In questo caso lo troveremo cromato, ragazzi, e questo già costa un botto di soldi, credo che sarà lo stesso anche qui. Poi, ragazzi, c'è questa sorpresa che nessuno si aspettava, la Tugboat, che proviene direttamente da GTA 4. Probabilmente potrebbe essere sia comprato oppure potrebbe essere disponibile per chi è VIP, ecco, perché qui infatti ci scrivono nuovi VIP jobs, quindi nuovi lavori per i VIP, sfide e altro. Quindi, ragazzi, questa potrebbe essere presa da chi è VIP, potrebbe essere comprata. E per chi aveva GTA 4 sicuramente la ricorderà. Poi, ragazzi, abbiamo questi due SUV nuovi blindati che sembrano veramente molto potenti e indistruttibili. Poi, ragazzi, abbiamo questa immagine dove c'è qualcuno che usa un cecchino per sparare qualcuno. Sembra quasi una missione di assassinio, e potrebbero esserci missioni del genere, ecco, cioè uccidere una persona in mezzo a una folla. E poi, dopo di questa immagine, c'è stranamente l'apertura di una cassaforte con milioni di soldi, con tantissimi soldi, forse a far capire che ogni missione verrà pagata molto bene. Questo non ne sono sicuro, però. Poi, ragazzi, abbiamo questo, preso proprio un'immagine in cui butta per aria altre automobili, e questo nuovo furgone, non so come chiamarlo, indistruttibile, blindato, che sembra veramente molto molto forte, ragazzi. Poi abbiamo questa cosa molto strana, ragazzi, un cargo bob rosso, quindi non si riesce a capire se sarà possibile in questo caso usare solo questo cargo bob nella missione che vedete, perché si vede che porta, che il giocatore trascina un container. Non si sa se sarà possibile usare solo in questa missione, se sarà possibile comprare cargo bob, perché fino adesso, ragazzi, in GTA 9, dopo 2 anni e mezzo, non è possibile comprare un cargo bob. Oppure, ragazzi, sarà possibile in questo caso, quando al momento della scelta del veicolo Pegasus, cambiare il colore e quindi personalizzare il cargo bob o una cosa del genere. Questo è tutto da vedere. Qui, ragazzi, abbiamo due SUV che, diciamo, difendono, trasportano, scortano questo SUV enorme, diciamo questo truck enorme, non so come chiamarlo, questo furgone enorme, e con un Titan addirittura scortato, che c'è un Titan che scorta le spalle. Ora, in questo caso, non riusciamo a capire se ci saranno anche novità sul Titan, nel senso che sarà possibile inserire e aprire il portellone posteriore che per tanto tempo Rockstar ha sempre cercato di tenere chiuso e di cercare di non aprire al giocatore online, che in tutti i modi hanno cercato qualsiasi metodo per aprire quel portellone, perché alla fine è una cosa figa. Non si sa perché c'è questo Titan, magari è solo una questione visiva e di bellezza, ecco. Però potrebbero esserci anche novità del genere. Questo è tutto, ragazzi. Io sicuramente vi porterò video riguardo di questo DLC. Purtroppo sto portando, ragazzi, sto facendo un enorme sforzo a portarvi un video al giorno, anche perché sono impegnato con gli esami dell'università, quindi qualcuno di voi mi potrebbe comprendere. E, ragazzi, io spero di portarvi quanti più contenuti possibile, quante più novità possibili riguardo questo DLC. Oggi abbiamo avuto queste novità. Appena riuscirò a trovare qualcosa riguardo i prezzi, oppure riguardo i nomi ufficiali delle auto, eccetera, sicuramente vi porterò altri video, ragazzi. Lasciate un like se siete arrivati poi, soprattutto fino a qui, lo apprezzerò tanto. E ci vediamo, ragazzuoli, al prossimo video. E noi!